Ciao a tutti amici di Android Blog, oggi siamo con Huawei Ashland G6 4G, smartphone prodotto da casa Huawei con modulo 4G integrato. Il G6 si presenta con uno schermo da 4.5 pollici di diagonale, uno schermo, un pannello IPS da 960x540 pixel di risoluzione. Questo smartphone è uno smartphone quad core da 1.2 GHz di frequenza CPU. A bordo, allora, vediamo un attimino le caratteristiche tecniche e fisiche di questo prodotto. Abbiamo detto 4.5 pollici di display, dimensioni 131 mm x 65 x 85 mm di spessore e soli 140 grammi di peso. Uno smartphone quindi molto compatto, si tiene molto bene in mano ed è risulta veramente leggero. Passiamo quindi a quella che è comunque la batteria, quella che dà poi più peso allo smartphone, che su questo modello si attesta sui 2000 mAh. Ritorniamo alle caratteristiche tecniche per quanto riguarda quelle multimediali, almeno una fotocamera frontale da 5 megapixel, mentre per quanto riguarda la fotocamera posteriore abbiamo 8 megapixel con flash LED. Infine merita essere citata appunto la memoria RAM, da 1 GB, e sistema operativo Android 4.2 dalle specifiche, ma se andiamo a verificare direttamente su questo terminale ci accorgiamo che è montata già la versione 4.3, quindi probabilmente c'è da aspettarsi un upgrade futuro. Voglio farvi vedere rapidamente una caratteristica di questo terminale, ovvero la home screen personalizzabile, una home screen che può essere standard, classica di tutte le versioni Android, oppure una versione semplificata per utenti diciamo che hanno bisogno di schermate più semplici per l'accesso alle funzionalità di questo smartphone. Vediamo un attimino come sono le funzionalità diciamo di questa versione semplificata del sistema operativo. Facciamo una veloce carrellata per esempio delle funzioni di fotocamera. Devo dire che sembrano, almeno così a prima vista, abbastanza standard per la versione Android che monta questo dispositivo. Concludiamo con una rapida, ecco, sembra esserci campo, quindi vorrei aprire il nostro portale per vedere sia i tempi di caricamento ma anche la qualità del rendering. La rete ovviamente qui è sovraffollata, quindi probabilmente la lentezza che riscontriamo nel caricamento è dovuta a questo piccolo fattore tecnico, però questo dispositivo comunque dovrebbe sicuramente risultare in modalità 4G particolarmente veloce rispetto alla concorrenza. Ecco che comunque il portale si è caricato parzialmente, ma non presenta, nonostante appunto un caricamento continuo ancora, non presenta dei veri e propri rallentamenti. Devo dire che risulta anche abbastanza fluido. Bisognerebbe ultimare il loading della pagina per vedere se il doppio tap to zoom reimposta la pagina in maniera corretta, però devo dire che, eccetto per le problematiche tecniche, risulta un terminale veramente fluido. Grazie e un saluto amici di Android Blog.